Eccoci a Capistrello, entriamo nella Valle Rovetto, siamo i soliti tre, i tre porcellin, questo è Capistrello, non si vede in tubo. Vai ragazzi, Giannino, Claudio e Danilo, in avanti scoperta. Dall'altro lato, di là c'è il Pucino, i piani Valentini. Guarda che bello, meraviglia. Eccoci a Canistro. Canistro, quella parte Valle Rovetto. Ecco lì da dove veniamo, Capistrello. È un po' tutto asfalto, ma tra un po' prendiamo lo sterrato. Oh! Eccoci allo sterrato. Salita sullo sterrato, ragazzi. Ecco lì. Ammazza che salita! Oh, guarda dove siamo sotto questo che è il Monte Viglio? Sì. Siamo proprio sotto al Monte Viglio. È segnato, com'è chiuso? Che banda, è segnato, ti è, guardalo là. C'è il segno, ragazzo. Muoversi, attraversare la foresta, che scendiamo alla sfonga. Ma oh, perché non andiamo alla Madonna del Cauto? Non rispondono. Le cazzate del biker. Guarda che qua si va, vai, forza, forza. Stanno pure i cavalli. Ecco, scendiamo. Discesa libera, ragazzi. Fammi riprendere il cavallo. Guarda che bel puledrino. Guarda che verde. È che qua queste montagne sono piene d'acqua. È pieno d'acqua. Da là sotto, è pieno. Ecco Claudio che sta là, dici non ce la facciamo a scendere là? No, c'è troppo fango? Allora dobbiamo andare più sopra. Vabbè, guarda che bel verde. Ma dove lo vedete questo? Andiamo giù. Ecco là in fondo la campagna, Lazio campagna, Cassino e via fino a Napoli. Napoli! Procida! Dai ragazzi, forza, buttate! Ci sta il segno, vai! Gianni! Andiamo! Guarda che l'albero storto, dai che scendi, questa è tutta discesa! Vai, vai! Vai, vai, ragazzo! Guarda che panorama! Siamo proprio sotto il Monte Viglio! Posto, guarda lì là, guarda che posto! Così mi piace a me, guarda là! Che violette! A vedere? Ecco da dove veniamo e dove andiamo. Perché come al solito se siamo andati per Cicerchie. Qua dobbiamo passare. Passate a venire! Oh! Mannaggia! Ma che sta a fare Giannino? Eccolo. Giannino sta a venire in bicicletta. Claudio c'ha la bicicletta nuova e c'ha paura che si rovini la bicicletta di Simona. Eccolo, eccolo. Ciao, belle. Ecco quest'altro. Ah, sempre io devo trovare le strade, ma non lo vedi questa, è in autostrada. Dove cacchio erano andati, scusa, Ma questo è il selvaggio serve, che te ne fai? I pendenti, i segnali, tutto il resto, oh, questo è il bello, ciao. La sponga, siamo venuti da là, ragazzi, da là. Gianni, e adesso scendiamo là, ma vai, qua è attrezzato, un parco attrezzato, la sponga. Barbecue, tavoli, sedie, tavoli dove ci si fanno tante cose su quei tavoli, non solo mangiare, è vero? Vai che andiamo laggiù alla organizzazione, bellissimo, la sponga di Canistro, alto, superiore, ci sentiamo mo che scendiamo là in fondo, qua è pieno d'acqua ragazzi, pieno. Acqua, qua l'estate è pieno di gente. Claudio, ti piace, Ecco le cascate della sponga.
L'abbiamo visto, l'abbiamo visto. Sentite il rumore dell'acqua. Laghetto. Tutto attrezzato? Tutto attrezzato? Eccoci qua la sponga di canistro superiore. Ah, qui c'è sta filo, io non ci vedo. Qua c'è appunto ristoro. Ragazzi. Sotto la montagna. Qua si sente, si sente anche altra acqua. Guarda qua. Gianni, un po' d'acqua, alquanto? Niente salita? Niente salita? Li aspetto per vedere se ci facciamo questa salitina. Cioè, vedete, questa è la strada nuova. Siamo in avanscoperta, scoperta, ragazzi, nella Valle Roveto. Faremo diversi giri qua, che l'altra volta non ce l'abbiamo. Allora, di qua? Oh, forza! Avanti, che a me mi viene da ridere. Vai, vai. Sali, sali. Vai, vai. Io ti seguo a ruota, ti seguo. Guarda come è pedalata leggera, perché è una salitaccia. Vai. Fa parte del mountain biking. A pedagna. A piedi, ragazzi. Decisione di dove andare. Se qua proseguire, portando la bicicletta a mano chiaramente, o riscendere da qua dove siamo saliti portando la bicicletta a mano. Ah, regà, siete decisi con sti culi tosti che ci avete? Ciao, girate in vostre facce. Giannino, oh, non si girano, sono tutti presi da... oh, girate, bravo, avete solo i culi? Sì, avete dei bei culi, ma in tutti i modi. Vai, decidete. Sono andato in avanti scoperta a vedere se va il sentiero, quello di là. Sentiremo tra un po' le risultanze. Indietro, perché si chiude il sentiero. Già. Allora, che famo? Proviamo questa? Però ti asfalto per salire la meta e tanto. No, se facciamo asfalto ce ne ritorniamo sopra. Non ho capito. Capistrello. Adesso andiamo giù, passando per Piana San Benedetto. Andiamo là in fondo, andiamo a uscire a Civitella Roveto, Valle Roveto. Vedi qua, qua ci stanno gli olivi, qua siamo più caldi che da noi. Stiamo scendendo verso il caldo, è vero signora? Sì. Vedo che sta fa potare gli olivi? No, gli olivi no, ma sto sistemando un po'. Bellissimo, bellissimo qua nella Valle Roveto. Ci stanno i fighi, ci piace, ci stanno i fighi pure qua, o una più giù. C'erano. Ci stanno l'uva. Nostro padre c'era tutto e tutto. Tutto e di più. Va lasciata voi l'incombenza. Mi sono abbandonato, però. Vabbè, un po' alla volta, passate pure il tempo, la domenica. Il giardino. Va bene, la saluto perché quelli già sono passati. Devo tagliare perché quelli mi aspettano, se no si arrabbiano. Okay. Salute! Piazza di Civitella Roveto, bellissimo paese in mezzo alla montagna, al centro della Valle Roveto. Ecco, noi stiamo là sopra. Questa è la piazza e adesso torniamo sull'asfalto verso Capistrello, ragazzi. Piazza principale di Civitella Roveto. Oh. Ok, vedi chi ci tiene ad essere patriota? Siamo italiani. Un vanto, ragazzi, un vanto. Civitella Roveto. Risalendo la Valle Roveto. Quello lì è Capistrello. Dove abbiamo lasciato le macchine, sono lì sopra il canistro superiore e lì dietro stavamo, sotto quella montagna. Ecco là il Monte Viglio che si intravede con la sua neve e là sotto stavamo. Bel giro dell'acqua di quest'anno. Questa è tutta terra che è caduta giù dalla
che adesso hanno rimosso, ma sono dei pezzi, tutta l'acqua che ha fatto. Guarda che roba. Questo canale, quello che si sente sotto è il fiume Liri, e qui sotto questa montagna passa il treno che fa questo dislivello dal lago di Fucino che sta dopo, a qui sotto, facendo, hanno fatto una galleria a spirale che scende mano a mano, è una delle cose rare, ce ne stanno pochissime al mondo di questo tipo di gallerie, no, adesso non mi ricordo, mi informerò quando è stata costruita, quando hanno fatto la ferrovia Avezzano-Roccasecca. A Roccasecca si cambia e c'era il treno per Napoli che proseguiva. Questo è Pescocanale, quello è Capistrello. Saluti.